Juan Miró. C'era una volta un bambino che amava disegnare, dipingere, scolpire, incidere. Nacque oltre 100 anni fa in una bellissima città spagnola sul mare, Barcellona. Il piccolo Juan, a 7 anni, iniziò a frequentare un corso di disegno. Il suo papà, però, aveva per lui altri progetti. Ora basta con il disegno, tu studierai economia e diventerai un bravo contabile. Fu così che Juan si mise a studiare economia, anno dopo anno, finché non iniziò a lavorare come contabile. Ma il povero Juan era sempre triste. Pensava ai colori, agli animali, alle costellazioni, ai disegni che voleva realizzare. Aveva un desiderio irrefrenabile di dipingere. La sua tristezza era talmente grande che a 18 anni Juan si ammalò. Venne colto da un esaurimento nervoso. Quella fu la sua fortuna. Infatti, durante la sua malattia si rifugiò in una fattoria di famiglia e lì riprese a disegnare. A 27 anni si trasferì a Parigi, dove continuò a studiare arte e dove ebbe la possibilità di esprimere tutta la sua creatività. Il suo modo di dipingere è molto particolare. Qualcuno direbbe strano, qualcuno direbbe bizzarro. Questo particolare modo di disegnare si chiama surrealismo, che vuol dire sopra la realtà. Attraverso forme e colori, Miró ci fa entrare in un mondo immaginario, quasi magico, in cui tutto sembra essere sospeso, trasportato da una musica che non sentiamo, ma che possiamo benissimo immaginare. Alcuni dipinti hanno colori molto accesi, altri più scuri. Lo sfondo rende l'idea dell'immensità del cielo. Osservandoli ci si accorge della presenza di forme ricorrenti, il sole, le stelle, gli uccelli, le donne, che sono spesso ballerine, gli occhi e la scala a pioli. E insieme rappresentano una fantastica realtà immaginaria.